E salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 ci ritroviamo su PES 2017 nella modalità Master League alla massima difficoltà Superstar con il nostro Foggia. Oggi abbiamo due impegni di Coppa Italia, andata e ritorno contro l'Avellino, che abbiamo già affrontato nella prima partita di campionato di Serie B e abbiamo perso 3-1. Attualmente in Serie B abbiamo due sconfitte e un pareggio, ma nel frattempo ci siamo rafforzati. Abbiamo preso due mediani, un esterno sinistro, un attaccante, e vediamo se questa squadra pugliese è riuscita a rafforzarsi e riesce ad andare avanti, soprattutto in campionato, ma vediamo se riesce a qualificarsi per il prossimo turno di Coppa Italia. Andiamo a fare la formazione. Questa è la formazione del Foggia. Gioca con un 3-5-2. Debuttano dal primo minuto Luke Brown e Iemmello. Stesso modulo per l'Avellino, che si schiera con un 3-5-2. Vediamo cosa succede. Iniziata ragazzi, iniziata Foggia-Avellino, o meglio Avellino-Foggia. Partita di andata di Coppa Italia. Vediamo cosa succede. Pallone in mezzo, colpo di testa di Luca Marrone, c'è già il primo ottimo intervento, ma attenzione perché qui subito ha provato a segnare l'Avellino, stiamo già rischiando. Calcio d'angolo, vediamo che succede, Foggia cerca di marcare come meglio può, il portiere. Vabbè, il portiere butta il pallone nella propria porta, proprio con un pugno. Come cavolo è possibile? Il passaggio. Anche questo. Iemmello! La parata di Radunovic. Pallone in mezzo. Attenzione all'Avellino! Pallone fuori. E l'Avellino è più concreto. Bel tocco. De Ceglie. Prova ad andare. De Ceglie la allunga molto bene. Attenzione. Bel tocco qui per Arcas, che riesce a tenere il pallone. Arcas non riesce a tirare, peccato. Che occasione qui per pareggiarla. Con l'1-1 in trasferta è un ottimo risultato per il Foggia. Attenzione. Spazza, ok. Arcas cambia dall'altra parte, colpo di testa. Iemmello la riesce a toccare, filtra questo passaggio per Kannik. Pallone alto, era troppo lento, ho dovuto tirare subito. De Ceglie, la riesce a mettere in mezzo, il colpo di testa non arriva, peccato, mamma mia che bella partita stiamo facendo adesso. No, oh mio Dio. Ma che fortuna ha l'Avellino ragazzi, 2-0, prima un'autorete. E poi questo tiro, colpisce il palo e colpo di testa di Ardemagni, il portiere non ci arriva, il portiere comunque non fa una parata. Finisce il primo tempo, 2-0 per l'Avellino, cerchiamo di segnare e riaprire il match, almeno al ritorno, visto che questo primo tempo è stato viziato da un paperone del portiere del Foggia. Andiamo, salta l'avversario, ancora uno, fallo, e le devi fischiare il fallo però. Ancora Foggia, il tocco, guarda con chi devo giocare io, ok, saltiamo l'avversario, mettila in mezzo, palla deviata, calcio d'angolo, ok, ce la possiamo fare, pallone in mezzo, dai Iemmello, niente, la facciamo noi la partita e poi segna l'Avellino, una cosa incredibile la difesa. Bravo De Ceglie, però devi tirare signorino, tira signorino. Allora, al posto di Arcas entra Harvey, ci proviamo. E poi, ultima sostituzione, non ne facciamo tre ma ne facciamo due, entra Tiam al posto di Luke Brown. Forza, riapriamola. Grande tocco, passaggio Iemmello, ci prova da lì Iemmello, pallone deviato, dai almeno il calcio d'angolo, ok. Finisce questa prima partita di andata, 2-0 per l'Avellino. Siamo partiti male con un'autorete del portiere, non è colpa mia ragazzi, almeno su quello. Questi sono i risultati di andata del primo turno di Coppa Italia. Ascoli Vicenza 3-0, il Provercelli vince 3-1 contro il Frosinone, 2-2 Perugia Virtus Entella, 1-0 della Salernitana in trasferta, il Foggia perde 2-0 e deve ribaltare tutto, Brescia che perde in casa 2-0 contro lo Spezia,
Novara, Trapani 0-0, Ternana 0, Cesena 1, Crotone 2, Cittadella 0, Latina 0, Benevento 0. Adesso andremo a fare il ritorno di questo primo turno di Coppa Italia. Cerchiamo di fare un'ottima prestazione, speriamo che il portiere non faccia un'altra papera. Questa è la formazione che affronterà l'Avellino, solita formazione, solo che al posto di Jankov ci sarà Harvey affiancato a Iemmello. E mentre questa a destra è la formazione dell'Avellino, sempre con un 3-5-2. Proviamo a ribaltare il risultato di andata, che posso dire ragazzi? Iniziata? Dai! Cambiamo le sorti di questo match. Calcio d'angolo, siamo al terzo minuto. Occhio al portiere del Foggia. Attenzione, meno male, ha battuto corto. Meno male, pallone in mezzo. Dai, dai! Cristo, non rinvia! Dai, battiamola subito. Iemmello, Iemmello, ancora lui. Pietro Iemmello, tiene la sfera. Si gira, ancora Iemmello. Ma dobbiamo cambiare la partita, non possiamo tenere il pallone solo. Attenzione. Mettila in mezzo, sì! Dai, De Ceglie, che ci arrivi! Pallone fuori. Almeno abbiamo creato. Dai! Forza così, bel passaggio. De Ceglie. De Ceglie. Per Harvey. Forza Harvey. Forza Harvey, un po' di velocità. Non guasta mai. Ancora Harvey. Riusciamo a tenere la sfera. Vediamo se... Oh! Punizione. Va bene, va bene. Teniamo ancora il pallone. Ancora possesso di palla. Cerchiamo di tenerlo il più possibile. Ok, bel tocco. Guardalo, guardalo. Va bene, va bene, va bene, va bene, 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 bene. De Ceglie prova la scivolata, colpisce il giocatore, non il pallone. Attenzione, il pallone è rimasto lì. E vabbè, oh, ma che cacchio, i rimbalzi vanno tutti sui giocatori. I rimpalli tutti sui giocatori dell'Avellino. Mamma mia, che sfortuna. Finisce il primo tempo, 1-0 per l'Avellino, ragazzi, non riusciamo a fare nulla, ma proprio nulla. Costruzione 0, spirito squadra bassissimo, dobbiamo giocare, più giochiamo, più miglioriamo. Andiamo nel secondo tempo. Dai, 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 mettila in mezzo, ok, colpo di testa, neanche questo entra, ragazzi, neanche questo. Vai, 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 il tocco è buono. Forza, è fallo, punizione dal limite. Meno male, una cosa l'abbiamo fatta, raga. Vai, Emme, vai, Emme. Niente, tira, niente. Dai, 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 De Ceglie, pallone in mezzo. Colpo di testa, niente, colpo di testa, niente. Forza, 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 giochiamola, giochiamola, niente. Dai, forza così. Benissimo, benissimo. Fuori. Oh, ma non fischia niente, sempre falli. Dai, 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 dai. Ok. No, vabbè. Alzati. Ah. Oh, oh mio Dio, ragazzi, però ogni secondo è un fallo qui. E qua sta succedendo di tutto, Rissa. Ammonito. Dai, dai, dai. Ok. Niente, raga, vedete, sono proprio dei pipponi, non ce la fanno proprio. Direzionare un pallone dentro la porta non ce la fanno, pure senza marcatura. Niente da fare, ragazzi, sta per finire. L'Avellino batte il Foggia 1-0 per un totale di 3-0. Abbiamo problemi in difesa, abbiamo problemi a far girare il pallone come mi avete consigliato, è proprio lo spirito squadra. Però il problema è come aumentare lo spirito squadra. Questo è il tabellone dal secondo round, dal secondo turno in poi. La Juventus affronterà l'Ascoli. Queste sono tutte le squadre qualificate. Il Foggia non c'è, ragazzi, non riesco a giocare. Iemmello si è infortunato durante una partita. Dovrebbe tornare in squadra a novembre. Cosa le è successo? Non ci credo, non si era infortunato. Oh mio Dio! Anche senza Iemmello. Ragazzi, quindi consigliatemi come aumentare lo spirito squadra. Per tutti quelli che dicono abbassa il livello di difficoltà, gli rispondo no. Perché gli rispondo no? Perché quando gioco le partite in privato non utilizzando questa squadra, riesco a vincere con la Juventus, con il Verona, con il Chievo,
con la Lazio, pure contro il Barcellona o il Real Madrid. Quindi vuol dire che questa squadra che non riesce a girare perché ha uno spirito squadra basso. Quindi ragazzi, io vi do un bacione, siamo usciti dalla Coppa Italia, meglio così, così ci possiamo concentrare sul campionato di Serie B. Un bacione a tutti da Pier Dark Knight 91. E poi metti i risultati live e invece la Juventus sta vincendo 1-0 al primo tempo contro il Palermo. Vabbè, non me lo segna, mamma mia i risultati live. Sembra ormai finito il campionato, signori. È finito il campionato, attualmente la Juve è in vantaggio.